Anticipazione una vita, giovedì 22 agosto 2019. Blanca e Diego portano avanti con fermezza la loro strategia, fare impazzire Ursula. Negano di sapere come si trovi Moises e insistono sul fatto che Blanca abbia partorito una bambina morta. Leonor chiede spiegazioni alla sua amica, cosa sta combinando? La ragazza confessa alla Hidalgo il passato oscuro della madre. Arturo non ha altra scelta se non quella di dire la verità a Silvia. Soffre di cataratta ed è diventato cieco. Entrambi fanno pace e rafforzano ancora di più la loro unione. Il Valverde impedisce ad Agustina di andarsene. Felipe prova a scagionare Flora, ma non ottiene grossi risultati. E il processo potrebbe condannarla ad una brutta pena. Il vero Cervera, quando tutto sembra perduto, appare alla stazione di polizia e si autoincrimina della morte di Ela Indio. Liberto rilascia un'intervista in cui parla del suo amore per la numismatica. Ursula riceve un'altra brutta notizia. Carmen è sopravvissuta alla sua aggressione e ora è nascosta in un posto sicuro. La Dark Lady teme la sua vendetta. La San Iurio, quindi, ritorna in soffitta. Emerge che Palacios hanno subito un incidente con la macchina di ritorno da Cabrahico. Antonito è in ospedale.